Ciò che è sacro è sacro, ciò che è profano. In Cristo invece avviene una straordinaria rivoluzione e la parola del giorno ci aiuta a entrare in questo mistero di Dio che si fa carne. Abbiamo nella prima lettura tratta il Levitico un elenco delle feste, delle quattro feste principali del popolo di Israele, che hanno i loro tempi, che hanno i loro riti, che hanno le loro modalità. Invece nel Vangelo si parla di Gesù che è il figlio del falegname, come può essere lui il profeta, come può essere lui il Messia? E che allora vediamo come Gesù Cristo è colui che nella profanità, nella mondanità, in ciò che è carne, in ciò che è lontano dal divino, dal sacro, prende carne il mistero di Dio. Lui è il figlio del falegname, lui è colui in cui si compie tutto ciò che è il mistero di Dio, per cui non esiste più differenza fra sacro e profano, ma anzi il profano diventa il luogo in cui Dio abita per raggiungere ogni uomo. Che il Signore ci doni di vivere la nostra vita come tempo e luogo della presenza del Dio che si fa carne nella nostra storia. Buona missione.